mendicanti e venditori ambulanti nelle vie del centro di Pescara in cerca di offerte in denaro. Sono posizionati all'ingresso dei pubblici esercizi tra i piedi dei passanti. Qualcuno espone cartelli, qualcuno tiene al guinzaglio uno o più cani, altri mostrano una visibile invalidità fisica, altri invece suonano e cantano. A colpo d'occhio la cosa sembra passare inosservata. Turisti e cittadini proseguono la loro camminata in vista della meta prescelta: mare, shopping o un caffè in compagnia. Ma poi qualcuno si avvicina e chiede: perché non lo dite alla televisione? Cosa chiediamo? E come risposta dice di come sia cambiata Pescara negli ultimi anni. E allora più di un pescarese si unisce all'intervista. Io un giorno ho contato di queste persone che sono sedute, un giorno tra Corso Umberto, via Negro Fabrizi, via Venezia, Corso Vittorio, almeno ho contato una decina e va sempre a aumentare. Vabbè, la banca, qui è la banca, l'unica che ne arrivano due, poi si mette uno di qua e uno di là. Si sdraiano per terra e ci dormono pure, però metti il cappello per terra. È passata una pattuglia dei carabinieri. Ma non dice niente, quello stava dicendo. No, assolutamente. E poi passano, lo guardano, lo cosano, però poi non dicono niente. Qui dietro al tigre mettono una bottiglia di, prendono una bottiglia di vino, se lo passano tra di loro. Si ubriacano, si addormentano per terra, uno scandalo schifoso. Si è decaduto in una maniera incredibile, a parte quello, ma la sporcizia, i cartoni lasciati per terra. Io secondo come la vedo io, no, è che le forze dell'ordine non arrivano, perché arriva la polizia municipale, per esempio, no? Là, quello rimane seduto dove sta, anche se stava a dormire, non si muove per niente, proprio non se la... Allora, loro con molta delicatezza cercano di convincerli di andarsene, di cambiare posto.